Presidente Ferrero, oggi a Pescara per questa giornata importante per il capoluogo adriatico si parla del nuovo stadio, un progetto davvero di grande rilievo. Innanzitutto le chiediamo, qui a Pescara non è la prima volta, è un po' di casa dalle nostre parti? Beh, di casa no, sono molto innamorato dell'Adriatico perché ci venivo da bambino, però di casa no, venivo a fare le vacanze da bambino, tutti i bambini poveri agosto prendevano una casetta in 23 e andavano al mare sull'Adriatico. A proposito di Sampdoria, poche ore fa la sua squadra ha battuto però il... Però se ti sposti, sennò la televisione vedrà la testa tua. È vero, è vero. Dicevamo, poche ore fa, Presidente, la sua Sampdoria ha eliminato il Pescara in Coppa Italia, ma al di là di questo, la sua squadra quest'anno sta facendo veramente molto bene. Se l'aspettava? Penso che eliminato è un brutto termine. Abbiamo vinto una partita, per eliminare ce n'è un altro. Il signor Giampaolo è di Giulianova e avete un buon talento in casa. E soddisfatto quindi di quello che sta facendo Giampaolo con la sua squadra? Sono soddisfattissimo, però il primo ad essere soddisfatto deve essere Giampaolo. Nella Sampdoria ci sono tanti ex pescaresi, ma uno in particolare, Torreira, che i rumors di mercato dicono a gennaio potrebbe lasciare la Sampdoria per andare all'Inter. Lei lo lascerà andare via? Allora, stabiliamo una cosa, che dei pescaresi non ce n'è nessuno. Diciamo che noi abbiamo acquistato un talento che giocava col Pescara, che si chiama Torreira, e a gennaio non sarà venduto. E a fine stagione? Vediamo, chi vorrà vedrà. Secondo lei qual è il valore attuale di Torreira? 50. 50 milioni? Certo.